Bastano solamente 35 minuti alla Vigor per regolare i conti contro il Pro Roma. Cinici e bravi ad approfittare di ogni chance avuta, i blaugrana di Mister Muzzi trovano il terzo successo stagionale che permette loro di continuare a guidare il girone insieme alla nuova Torte Teste contro un avversario che forse oggi avrebbe meritato quel pizzico di fortuna in più per quanto creato quantomeno nella prima frazione. A creare la prima opportunità del match sono proprio gli ospiti. Un tocco maldestro d'ingrosso mette fuori tempo Millozzi. Capri prova ad approfittarne, ma al suo destro non c'entra la porta e si spegne sul fondo. Non perdona invece la Vigor 2 minuti più tardi. Dalla bandiera di sinistra il pallone arriva preciso per Mastracchia, che, lasciato corporalmente troppo solo, ha la rapidità del coordinarsi e trova la deviazione decisiva per sbloccare il punteggio. Il Pro Roma prova a rispondere al 17esimo, ma la fortuna non gira dalla parte di Zanoletti quando la sua punizione da posizione defilata picchia la traversa grazie alla deviazione a mano aperta di Campi. La seconda opportunità fallita viene scontata al 21esimo. Il raddoppio porta il nome di Piccolo che con interno destro disegna una parabola morbida e precisa. Per Pasteri c'è poco da fare se non vedere il pallone morire in rete per il 2-0. Proprio prima di tornare negli spogliatoi, la Vigor chiude definitivamente la gara. Rosari si incarica di una punizione da poco fuori l'area di rigore. Il destro del numero 10 è indirizzato sotto al 7 ed il volo di Pasteri non basta ad evitare il tris blaugrana. Secondo tempo alla camomilla, con i cambi a falsare i ritmi di gioco. Il Pro Roma torna a farsi vivo solamente al nono, quando Birzo imbecca bene Capri, che prova a superare i campi in uscita, ma senza centrare il bersaglio. Nel finale, il Pro Roma troverebbe anche il gol, quantomeno della bandiera. La punizione di Birzo pesca la testa di Salerno, che deve perdere il 3-1. A negare il punto dell'orgoglio è il fischio del signor Rudigliano, che rileva il fuorigioco di partenza al difensore di Mister Orlandi e annulla tutto. Finisce senza ulteriori sviluppi né sussulti. Vince la Vigor, che continua a rimanere in cima alla classifica.